Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi nuovo tutorial. Ho deciso di utilizzare uno degli ultimi color kit usciti sul sito di Semplici Bijou che vi ho presentato in uno dei miei ultimi video. Se non avete visto il video, ve lo linko sotto nell'info box e vi lascio anche i link che vi rimandano a questi color kit sul sito, perché so che ne sono rimasti ancora qualcuno, sia in questa colorazione che è la Blue Velvet, che è quella che utilizzo io, ma anche nelle altre due colorazioni. Quindi, se magari siete interessati, vi trovate il link appunto sotto nell'info box. Ho utilizzato quasi tutto il materiale contenuto all'interno del kit e sono nati questi orecchini che io trovo veramente stupendi. Oltre al materiale del kit, qua ho aggiunto solamente l'Hero Kyle e il pernetto e niente, sono nati loro. Volevo proprio realizzare qualcosina di semplice e utilizzando più materiale possibile. Allora, io li trovo molto belli, li ho montati in questo modo perché volevo utilizzare questo perno qui, però guardateli nell'altro senso che carini, sembrano un quadrifoglio. Prossima versione che realizzerò sicuramente la monterò così perché mi piacciono un sacco anche montati così. E niente, allora, come materiali appunto rivoli da 14, perle. Cipollotti, mezzi cristalli, Super 2 Hero Kyle. La lavorazione è come sempre bella rigida, piatta e compatta. E niente, io spero insomma che questo progetto vi piaccia. Ora vediamo nel dettaglio insieme tutto il materiale che ci servirà e poi vi lascio ovviamente al tutorial per realizzare il frattellino di questo orecchino. Allora, per questo progetto ci occorrono rivoli da 14 mm, io sto utilizzando la colorazione Aquamarine AB della linea Moccia. Poi ci serviranno cipollotti 4x3, io sto usando questa bellissima colorazione che è la Lice, che è Ice Luster AB. Poi mi serviranno mezzi cristalli da 4 mm, questi sono i Powdery Pastel Turquoise. Poi ci serviranno anche le perle da 4, io utilizzo le Dusk Blue, e sono queste. Poi ci servono Super Duo, queste sono le Saturated Metallic Quetzal Green. E poi ho aggiunto anche Rockail 15.0 e 11.0. Come 11.0 sto utilizzando le Aztec Gold, mentre come 15.0 le Duracoat Galvanized Gold. Poi vi servirà ovviamente un perno, una monachella. Come ago utilizzo un ago numero 12 e come filo il Fireline da 0.15. Allora, la prima cosa da fare è quella di inserire sull'ago un cipollotto, una Rockail 11.0, una perla e un'altra Rockail 11.0 e poi devo ripetere questa sequenza di perline per un totale di 4 volte. Poi porto tutto a fine filo, chiudo a cerchio, ripasso in tutte le perline, faccio un doppio nodino e poi vediamo come proseguire. Sto uscendo con il filo dalla Rockail che precede la perla. Ed ora metto sull'ago 5 Rockail 11.0, salto la perla e mi vado ad inserire nella Rockail che precede il cipollotto, nel cipollotto e nella Rockail seguente. E tiro il filo. In questo modo si forma il primo archetto. Adesso devo ripetere lo stesso inserimento per altre 3 volte. Ok, adesso sto uscendo con il filo dalla quinta delle 5 Rockail che formano il primo archetto. Questa. Metto sull'ago 4 Rockail 11.0 e mi devo inserire nelle 5 Rockail dell'archetto dopo. Quindi devo passare in tutte e 5 le Rockail. Così. Rifacciamolo un'altra volta insieme, metto sempre sull'ago 4 Rockail 11.0 e sto prendendo, eccole qua, e mi inserisco sempre in tutte le Rockail dell'archetto dopo. Passo nelle prime 3 e poi anche nelle altre 2. Faccio la stessa cosa per altre 2 volte. A giro terminato, ora sto uscendo con il filo dalla terza delle 5 Rockail sopra la perla, quindi quella centrale. Metto sull'ago 3 Rockail 11.0 e mi devo inserire nelle 2 Rockail centrali delle 4 sopra al cipollotto. Ok.
Poi di nuovo prendo sempre 3 rocaille 11-0 sul lago e mi vado ad inserire questa volta nella terza rocaille dell'archetto di 5 sopra la perla. Eccola qua, in questa. E tiro il filo. Vi faccio rivedere i passaggi, quindi carico sul lago sempre 3 rocaille 11-0. E mi vado ad inserire nelle 2 rocaille centrali delle 4 sopra al cipollotto. Queste. E tiro il filo. Poi prendo 3 rocaille 11-0 sul lago e mi vado ad inserire invece nella rocaille centrale dell'archetto sopra la perla. E tiro il filo. Quindi ripeto allo stesso modo questi passaggi per tutto il giro. Bene, un giro terminato, ora sto uscendo con il filo dalla rocaille centrale delle 3 appena inserite, questa. Prendo il rivoli, lo inserisco all'interno della lavorazione rivolto verso il basso e tiro leggermente il filo. Adesso metto sul lago 2 rocaille, sempre 11-0, e mi devo inserire nella rocaille centrale delle 3 sporgenti successive, quindi questa, e tiro il filo. Ancora sempre 2 rocaille 11-0 sul lago e mi vado ad inserire nella rocaille centrale delle 3 sporgenti dopo. E tiro il filo, carico sul lago sempre 2 rocaille 11-0 e mi vado ad inserire nella rocaille centrale delle 3 successive. E tiro il filo, quindi stringo tutto il lavoro continuando ad inserire queste 2 rocaille e poi ci vediamo dopo a fine giro. Ok, ultimo passaggino dell'incastonatura, sto uscendo con il filo dalle 2 rocaille appena inserite, carico sul lago una rocaille 15-0 e mi vado ad inserire nelle 2 rocaille 11-0 sporgenti successive e tiro il filo. Vediamolo un'altra volta insieme, quindi sempre una rocaille 15-0 sul lago e mi vado ad inserire nelle 2 11-0 sporgenti subito dopo e tiro il filo. Quindi ripeto allo stesso modo questo passaggio per tutto il giro. Ok, questa è la nostra incastonatura terminata. Ora sto uscendo con il filo da queste 2 rocaille di incrocio, vedete sotto al cipollotto. Metto sul lago una 15-0, un mezzo cristallo e un'altra rocaille 15-0 e mi devo inserire nella 11-0 di incrocio che trovo subito davanti, questa qua, e tiro bene il filo. Ancora metto sempre sul lago una rocaille 15-0, un mezzo cristallo e un'altra rocaille 15-0 e mi devo inserire nelle 2 rocaille di incrocio che trovo subito dopo. Queste 2 e tiro il filo e quindi mi trovo allo stesso punto di partenza. Quindi procedo ad inserire sempre le 2 15-0 con il mezzo cristallo per tutto il giro. Ok, adesso sto uscendo con il filo da questo mezzo cristallo sopra la perla. Metto sul lago una perla e mi vado ad inserire direttamente nel mezzo cristallo successivo, tirando bene il filo. Ok. Nello spazio successivo andrò a inserire una super duo, una rocaille 11-0 e un'altra super duo e mi vado ad inserire sempre nel mezzo cristallo dopo. Ok, quindi procedo ad inserire la perla e le super duo in maniera alternata per tutto il giro. A giro completato, ora sto uscendo con il filo da questa perla. Metto sul lago una 11 e un cipollotto e mi devo inserire nel foro superiore della super duo che trovo dopo e tiro bene il filo. Tra le 2 super duo dovrò inserire un'altra super duo, quindi carico la super duo sul lago e mi vado ad inserire nel foro superiore della super duo dopo, tirando sempre bene il filo. Adesso devo fare la stessa cosa che ho fatto prima, quindi metto sul lago un cipollotto e una rocaille 11-0 e mi vado ad inserire nella perla, tirando sempre bene il filo. Ok, quindi ripeto questi inserimenti per tutto il giro.
adesso sto uscendo con il filo da questo cipollotto, quello che precede le super duo. Giro lavoro perché mi trovo meglio a lavorare da questo lato. Quindi carico sul lago 3 Rokail 110 e mi vado ad inserire nel foro superiore della super duo dopo e tiro il filo. Altre 3 Rokail 110 sul lago e mi vado ad inserire poi nel cipollotto e nella Rokail 110 seguente e tiro il filo. Adesso sopra la perla andrò a inserire 4 Rokail 110. Quindi carico sul lago 4 Rokail e mi vado ad inserire con l'ago nella 110 che trovo dopo la perla. Se riesco, ok, e passo anche nel cipollotto successivo. Ok, adesso faccio come ho fatto prima, quindi metto sul lago sempre 3 Rokail 110 e mi vado ad inserire nel foro superiore della super duo dopo. Altre 3 Rokail 110 e passo nel cipollotto e nella 110 dopo e poi di nuovo sopra alla perla andrò a mettere 4 Rokail 110 e passo nella 110 dopo la perla e nel cipollotto successivo. Quindi ripeto questi passaggi per tutto il giro. Bene, a giro terminato sto uscendo con il filo dalla Rokail 110 che precede una delle super duo. Carico sul lago 3 Rokail 110 e mi devo inserire nelle prime due Rokail 110 che trovo dopo la super duo. Solo nelle prime due. E tiro il filo. Adesso sopra il cipollotto andrò a realizzare con 5 Rokail 110 un archetto. Quindi carico sul lago 5 Rokail 110 e mi devo inserire nelle 4 Rokail dell'archetto sopra alla perla. Quindi entro nelle prime 3, ok, e poi passo anche nella quarta. Così. Quindi esco dalla quarta Rokail di questo archetto, vedete? Adesso di nuovo metto sul lago sempre 5 Rokail 110 e mi devo inserire nelle due Rokail che precedono la super duo successiva. Queste due. E tiro il filo, quindi sono di nuovo al punto di partenza. Rifacciamo un'altra volta questo passaggio insieme, così ve lo spiego bene di nuovo. Quindi sto uscendo con il filo sempre dalla Rokail che precede la super duo e carico sul lago 3 Rokail 110 e mi vado ad inserire nelle due Rokail, nelle prime due Rokail 110 dopo la super duo e tiro il filo. Sopra cipollotto andrò a fare come prima un archetto di 5 Rokail 110 ed entro sempre nelle 4 Rokail centrali dell'archetto sopra la perla. Vediamo se riesco in un unico passaggio. Sì, eccole qua, nelle 4 Rokail sopra alla perla e tiro il filo. Ok, adesso sopra all'altro cipollotto di nuovo sempre 5 Rokail 110 per fare un altro archetto. Quindi carico sul lago 5 Rokail e mi vado ad inserire nelle due Rokail 110 che precedono la super duo successiva e tiro il filo. Bene, quindi ripeto questi passaggi per tutto il giro. Bene, una volta completato anche questo passaggio, sto uscendo con il filo dalla terza Rokail 110 che forma il picot sopra una delle super duo, vedete, da questa. Carico sul lago 2 Rokail 150 e mi devo inserire nelle prime 3 Rokail 110 che trovo dopo e tiro il filo. Poi metto sul lago 5 Rokail sempre 150. E mi devo inserire nelle due Rokail centrali sopra alla perla e tiro il filo. Ancora carico sul lago sempre 5
Rukail 150 e mi devo inserire non nelle prime due rocaille che trovo sopra il cipollotto, ma nelle tre successive, queste tre. E tiro bene il filo. Poi completo il passaggio, come ho fatto di qua, inserendo sempre le due rocaille 150. Quindi carico sull'ago due rocaille 150 e mi devo inserire nelle tre rocaille che formano il picco iniziale. Eccolo qua, sopra la super 2 ovviamente, e mi trovo appunto al punto da cui sono partita qua. Facciamolo di nuovo insieme questo passaggio, quindi dobbiamo fare come abbiamo appena fatto, quindi carico sull'ago sempre 2 rocaille 15-0 e mi inserisco nelle prime 3 rocaille 11-0 che trovo dopo e tiro il filo. Poi metto sull'ago 5 rocaille 15-0 e mi vado ad inserire nelle due rocaille centrali dell'archetto sopra la perla, quindi queste due qua. E tiro il filo, poi di nuovo sempre 5 rocaille 15-0 sul lago, salto le due rocaille che formano l'inizio dell'archetto sopra il cipollotto e mi vado ad inserire nelle tre dopo. E tiro il filo. Ok, metto sul lago 2 rocaille 15-0 e mi vado ad inserire nelle tre rocaille 11-0 che formano il picco sopra la super 2. Eccoci qua. Quindi ripeto questi passaggi per tutto il giro. Ok, manca solo il cappietto, sto uscendo con il filo dalla rocaille centrale del picco sopra le super 2 e metto sul lago 6 rocaille 15-0 e mi inserisco con l'ago nella stessa rocaille 11-0 da dove sto uscendo con il filo, solo dall'altro lato, e tiro il filo, così si forma il mio archetto, il mio cappietto. Adesso ripasso come sempre all'interno delle perline qualche volta in modo da renderlo più sicuro e più stabile, poi scendo all'interno della lavorazione, faccio il doppio rondino e posso tagliare il filo in eccesso perché il mio orecchino è terminato. Chiuso il lavoro e questi sono gli orecchini lachi terminati. A me piacciono veramente tantissimo. Spero che il tutorial sia chiaro, spero che il progetto vi piaccia. Se li rifate, taggatemi così vedo le vostre versioni, che mi fa sempre tanto piacere. Vi ringrazio per avermi seguito anche oggi, vi mando un bacione gigante e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!